Eccoci tornati sulle fonti TV con il fatto di Marcotti, nuovo appuntamento dedicato all'analisi dei temi, degli argomenti centrali di politica ed economia, insomma, ovviamente che vanno a braccetto, come vedete in sovrimpressione già abbiamo scenari economici e politici, tra poco scopriremo quali sono e soprattutto scopriremo quali sono i driver che secondo Giancarlo Marcotti, che saluto, ci accompagneranno per questa prima parte dell'anno nuovo. Giancarlo, ben trovato. Grazie Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Ovviamente, la prima domanda sarà un po' a scelta, come si faceva a scuola durante l'interrogazione, Giancarlo, però poi abbiamo individuato alcuni temi che a nostro parere, insomma, sono centrali in questo momento. Allora, li vediamo velocemente, ringrazio Alessandro in regia. Fondo Monetario Internazionale, il 2023 sarà un anno duro per l'economia, soprattutto l'Unione Europea sarà in recessione. Diciamo che questo anno, proprio il 1° dicembre, il Fondo Monetario Internazionale ci ha dato questa bellissima notizia, cosa che già avevamo messo in cantiere, ma insomma, perché? Perché le economie, le grosse economie, parliamo ovviamente di Europa, America e Cina, sono in rallentamento e quindi questo ci fa pensare a un rallentamento ulteriore che potrebbe portare alla recessione. Andiamo avanti, ne parliamo tra poco. 2023 banche centrali, cosa succederà? Naturalmente tutto dipenderà anche dalle mosse delle banche centrali e quindi dai dati sull'inflazione. Questa settimana, giovedì, avremo il dato americano sull'inflazione, quindi di conseguenza anche indicazioni da parte della Fed. E poi ecco qui un tema che sta cominciando davvero a far scaldare gli animi, potremmo dire così, e che è molto divisivo. Parliamo di politica e di una delle riforme del governo, o meglio, che il governo vuole portare a termine, analizzare, focus su autonomia da una parte e presidenzialismo. La riforma più divisiva è sicuramente quella sul presidenzialismo. E appunto parleremo, chiederemo anche a voi, presidenzialismo sì o no, cosa ne pensate e cercheremo di valutare i pro e i contro, perché come in tutte le cose ci sono sia pro che contro. Allora, Giancarlo, abbiamo tante cose di cui discutere. Domanda scelta, risposta da parte tua, cioè, insomma, quali sono gli scenari più in evidenza che dobbiamo considerare in questo momento? Beh, per quanto riguarda l'Italia, adesso, insomma, passata la manovra, oramai appunto il focus è sulle riforme. Sulle riforme, naturalmente, teniamo, hai già anticipato, la riforma del presidenzialismo dovrebbe essere, nettamente la riforma più importante. Insomma, cambiamo Repubblica adesso nel qual caso, andasse in porto, Certo. no? Non è detto. Per quanto riguarda invece la situazione economica, anche lì hai già un po' anticipato i temi perché c'è questa recessione incombente, però negli Stati Uniti c'è già stata questa recessione, non sembra che abbia fatto molto male, insomma sì, non è che facciano bene le recessioni, chiariamo, però questa questione che potrebbero essere recessioni brevi e comunque non intense, potrebbe essere una cosa temporanea, insomma. Certo. Quindi, diciamo, nubi all'orizzonte, ma non si prevedono tempeste, ecco, non Speriamo. saprei. Ecco, andiamo sul titolo del Fondo Monetario Internazionale perché stiamo parlando già di questo, ma ti chiedo un'ulteriore specifica. Sarà la Cina l'ago della bilancia? Allora, la Cina come al solito è un'incognita, nel senso che noi non sappiamo mai se i dati che arrivano dalla Cina siano veri o falsi, perché già non ci fidiamo dei nostri, figuriamoci dei dati dei cinesi. Quindi, effettivamente, però una cosa è chiara, che la Cina oramai non può più essere come un tempo, insomma, visto come un paese in via di sviluppo, no? Oramai è un colosso e comincia ad avere i problemi delle economie avanzate, cioè la questione della bolla immobiliare è proprio tipica del paese che è uscito da questo boom economico derivante dal fatto che si partiva da zero e quindi Certo. qualsiasi cosa è tanto,
e si è entrati in una bolla speculativa sul comparto immobiliare che potrebbe pesare molto adesso in Cina. Poi dopo le politiche Covid non si sono capite, cioè si passa da un estremo all'altro, anche quello non è stato chiaro. Fatto sta che la Cina, secondo me, è proprio la maggiore incognita. Io, insomma, in questo momento starei alla larga dalla Cina perché, appunto, è semplice poi passare da una bolla speculativa immobiliare a una bolla speculativa su altri settori molto più, diciamo, E pericolosi. Mi questo poi riferisco. potrebbe. Esatto, ti riferisci? Scusa, perché poi c'è un'altra domanda collegata. Mi riferisco al settore bancario, al settore Certo. finanziario. Cioè, Certo, questo certo. E lì, parte. ecco, la domanda si inserisce perfettamente, perdonami Giancarlo, quindi proprio perché questa bolla speculativa potrebbe non solo limitarsi a un settore come quello dell'immobiliare che abbiamo già visto, ma a quello finanziario, questo poi causerebbe, insomma, un rallentamento trainante cioè, di traino, diciamo, per tutte le altre economie, questo è un po' il passaggio. Eh sì, d'altronde noi abbiamo il 2008 che è emblematico. Il 2008 noi abbiamo detto la crisi dei mutui subprime e poi sì, le società immobiliari si sono trovate in difficoltà, ma a fallire poi è stata Lehman Brothers, una banca. Quindi questa è, cioè si parte dall'immobiliare, ma insomma la crisi dell'immobiliare è una crisi che inevitabilmente tocca le banche perché per costruire le società di costruzioni hanno bisogno di finanziamenti bancari. I compratori degli appartamenti, delle case, eccetera, così hanno bisogno del comparto bancario. Quindi, quando diciamo una crisi immobiliare, immediatamente dobbiamo anche pensare al comparto E bancario, perché non certo. può essere una crisi immobiliare e le banche vanno benissimo. No, beh, insomma, esatto. Poi soprattutto se si parla di una crisi davvero incisiva come quella che abbiamo visto in Cina, insomma, non è stato un rallentamento del comparto, ma insomma una vera e propria bolla, una vera e propria crisi. D'accordo, la teniamo monitorata la Cina, ci mancava solo questo, insomma, no? Perché che va ad aggiungersi alle altre incognite. Allora, a questo punto, di conseguenza, parliamo di questo 2023 delle banche centrali, Giancarlo, che continueranno a essere ovviamente il principale, come se possiamo dire, osservatorio, ecco, definiamolo così. Cosa succederà a tuo parere? Proprio perché dobbiamo equilibrare, no? Rialzo dei tassi, inflazione e rallentamento dell'economia. Stiamo parlando addirittura di recessione incombente, quindi. Allora, noi abbiamo sempre detto, noi dico nel campo finanziario, no? Se passiamo sempre cioè diciamo sempre la solita metafora del treno, no? La locomotiva Stati Uniti, i vagoni Europa. Quindi, quello che accade prima negli Stati Uniti accade dopo in Europa. Quello, abbiamo visto una breve recessione negli Stati Uniti, poi un ultimo trimestre buono e adesso vediamo che in Europa il Fondo Monetario Internazionale ci dice che andremo noi in recessione. Però, appunto, la speranza che eventualmente possa essere una breve recessione e che poi si possa ripartire, io ce l'ho questa speranza, quindi non sono del tutto pessimista. Chiaramente le banche centrali a questo punto, sai, già nell'ultima volta nei quali ci siamo visti, io ho usato un po' questo termine un po' così non professionale, ho detto alla Lagarde non deve esagerare, ecco. Sì. Non è il termine corretto, ma insomma era per far capire che va bene aumentare i tassi, però non aumentiamoli in maniera tale da fermare l'economia. Abbiamo ancora, lei dice finora non l'abbiamo fermata perché effettivamente insomma c'è soprattutto per l'Italia, insomma. Il 2022 non è andato male dal punto di vista economico, quindi dice, beh, non abbiamo fatto troppi danni aumentando i tassi. Sì, è vero, però se continuiamo, insomma. Quindi io sarei, come ho sempre detto, per un aumento ancora di mezzo punto e di fermarsi al 3%.
di non seguire da quel punto di vista lì gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti anche loro dicono che insomma bisogna fermare l'inflazione, e lì allora un bel rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti, sempre se i dati sono corretti, certo. È già stato. Se alla prossima rilevazione dovessimo trovare un ulteriore rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti, quella sarebbe veramente una bella notizia. Assolutamente, beh certo, anche perché vorrebbe dire intanto che la ricetta, diciamo, della Fed è efficace, ma in più potremmo poi pensare a una, come dire, a una minore aggressività e quindi a una fotografia economica ancora migliore, più impostata, ben impostata. D'accordo, insomma anche questo ce lo mettiamo lì nel nostro pacchetto di punti di domanda e via via capiremo, insomma già vedremo questa settimana proprio a partire dal dato sull'inflazione USA. Allora Giancarlo, veniamo a noi, nel senso stiamo già parlando delle questioni fondamentali, ma insomma a queste che abbiamo già discusso anche negli scorsi mesi si aggiungono le, come hai detto tu, no? Le decisioni che il governo vorrebbe prendere in merito a riforme. Io qui ho messo il focus su autonomia e presidenzialismo, che sono quelle che manovra accantonata si stanno discutendo di più. L'autonomia è un po' il cavallo di battaglia ovviamente della Lega, che adesso ovviamente è al governo, però si sta parlando di più di presidenzialismo, che invece è sempre stato portato, diciamo, su diciamo in superficie da Giorgia Meloni, quindi da Fratelli d'Italia. Allora intanto ti chiedo cosa ne pensi, cioè è il momento giusto per parlare di queste riforme, ma in generale, ma perché ti chiedo questo? Collegandolo alle emergenze che ancora ci sono, cioè l'hanno iniziato per esempio con i rincari sui carburanti, allora l'opposizione ora si sta proprio battendo su questo, ma come, non avete scongiurato i rincari e pensate al presidenzialismo? Ecco, mettiamo un po' tutti questi elementi nella tua prima riflessione. Beh, il rincaro dei carburanti non è solo dipeso dall'aumento appunto del costo della benzina, sappiamo anche che adesso siamo tornati alle accise di un tempo. D'altronde, insomma, quella riduzione delle accise si era detto che sarebbe stata temporanea. In più, cioè obiettivamente, cioè è un'entrata che allo Stato non può venire a meno, quindi io capisco che anche sono un automobilista, viaggio in automobile, quindi utilizzo la benzina, è chiaro che se costasse molto di meno io sarei molto contento, però qua sono in veste di analista, voglio dire, devo dire che lo Stato non può fare meno di un'entrata come quella che è un'entrata significativa, e quindi insomma sarebbe, anche quando Draghi l'ha immessa aveva sempre detto che sarebbe stata una così una decisione temporanea, insomma, che comunque le accise sulla benzina sono delle entrate che uno Stato che ha un debito pubblico come il nostro non può rinunciare. Questa è la verità, insomma. Per quanto riguarda le due grandi riforme, hai detto bene, autonomia e presidenzialismo, autonomia attribuita alla Lega, presidenzialismo attribuito a Fratelli d'Italia. E insomma, hai anche, cioè, non l'hai detto, ma insomma si è capito tra le righe che si parla di presidenzialismo, perché viva Dio, i parlamentari si contano, è inutile dire cose, cioè, ci sono tre parlamentari di Fratelli d'Italia, ogni parlamentare della Lega, insomma Fratelli d'Italia. Più ha preso più del triplo dei voti della Lega, quindi è chiaro che le battaglie portate avanti da Fratelli d'Italia diventano prioritarie, e questa sul presidenzialismo batte tra virgolette quella sull'autonomia, anche perché l'autonomia qualche cosina è stata fatta, presidenzialismo per il momento non è stato fatto nulla.
E quindi Sì, poi sull'autonomia, proprio perché è stata sempre, no, dibattuta dalla Lega, su questo qualcuno ha un po' di remora, come dire, ma ancora si parla di autonomia, è da anni che si vuole portare a casa il risultato, poi non è detto che non si porti a casa, però il presidenzialismo è arrivato anche perché cambierebbe, come hai detto tu, la nostra Repubblica, cioè da Repubblica parlamentare passeremmo a Repubblica appunto presidenziale, che è quella, cioè un esempio tipico è quello degli Stati Uniti, mentre invece abbiamo la Repubblica semipresidenziale che è quella francese, insomma, in cui, Perfetto. esatto, adesso poi lascio la parola a te, no? Giusto per ripassare, cioè in cui praticamente il presidente è sia capo dello Stato che capo del governo fondamentalmente. Allora, Giancarlo, spieghiamo, proprio lascio a te la parola, cerchiamo di capire se per l'Italia questa è una forma di governo che potrebbe essere consona. I pro e i contro, cioè cerchiamo di metterli anche in ordine un po' sparso, voglio dire, poi tanto ci torneremo, giusto per dare indicazioni a chi ci segue e chiediamo anche a chi ci segue cosa ne pensa di questo presidenzialismo. Eh sì, è un bell'argomento. Allora, innanzitutto, come hai detto, diciamo, precisiamo un attimo che cos'è questo presidenzialismo, perché abbiamo appunto due, il presidenzialismo vero e proprio, diciamo, e il semipresidenzialismo. Allora, presidenzialismo vero e proprio, come hai detto tu, Stati Uniti è proprio l'emblema, ma diversi stati dell'America meridionale, hanno questa forma. Faccio l'esempio del Brasile, ma anche l'Argentina, Sì. eccetera. Comunque, il presidenzialismo vero e proprio, il capo dello Stato è eletto a suffragio universale, quindi lo eleggono i cittadini, ed è anche capo del governo. Quindi non ha bisogno dal Parlamento della fiducia, perché la fiducia gliel'hanno data i cittadini, obiettivamente. Quindi non è come da noi che il governo deve avere la fiducia del Parlamento. La fiducia è data dal popolo. Quindi Però. questo, ecco, questo potremmo considerarlo, potremmo, perché ovviamente ci sono delle considerazioni più precise da fare, ma un pro, nel senso che spesso noi diciamo, lamentiamo il fatto che il Presidente del Consiglio, ad esempio, attualmente non è scelto da noi, no? Nel senso che noi andiamo a votare e votiamo il partito e poi, a seconda della maggioranza che si forma, la maggioranza sceglie il Presidente del Consiglio e spesso si dice: ah no, però noi non lo votiamo. Ecco, da noi non è eletto il Presidente del Consiglio, con il presidenzialismo sarebbe scelto dagli elettori. Assolutamente, Ok, perfetto. assolutamente. E sì, noi l'unica cosa che eleggiamo sono i parlamentari, Appunto. non eleggiamo né il capo dello Stato né il capo del governo. Peraltro, scusami, nelle politiche neanche, non c'è neanche la preferenza, cioè ci sono i listini, noi votiamo, ovviamente noi vediamo quali sono i deputati e i senatori in lista e votiamo di conseguenza, però non possiamo esprimere una preferenza per una persona, cosa che invece avviene nelle amministrative, per intenderci. Perfetto. Quindi questo potremmo metterlo come pro, diciamo, a livello di scelta da parte di noi elettori, che poi scegliamo appunto chi ci deve governare. Ecco, poi. Ah, certo. Naturalmente c'è però un Parlamento anche nelle repubbliche presidenziali ed un Parlamento che ha come funzione quella di legiferare. Quindi il capo dello Stato, diciamo il presidente, nei regimi presidenziali, il presidente è capo dello Stato e capo del governo, ma potrebbe avere, perché poi c'è la questione che dopo 2 anni ci sono delle nuove elezioni sul Parlamento, le famose elezioni di medio termine che ci sono state a novembre scorso, e quindi un presidente che ha grande potere perché è capo dello Stato e capo del governo, ma potrebbe avere il Parlamento contrario. E questo Giusto. è una cosa che giustamente va a limitare, perché altrimenti eleggiamo un dittatore, insomma. Quindi questo è l'aspetto. Però è capo dello Stato e capo del governo. Il semipresidenzialismo, invece, c'è un governo e c'è un presidente del Consiglio, chiamiamolo così. Però il presidente, anche qua nel semipresidenzialismo, è eletto a suffragio universale, quindi anche lì sono i
cittadini che eleggono il presidente, il quale, ecco, è qui la questione, nomina il presidente del Consiglio. Quindi c'è un governo, ma è un governo che è tutto nominato dal capo dello Stato. Sì. Facciamo l'esempio di Macron, no? Macron è capo dello Stato, non è capo del governo francese, però il capo del governo e i ministri li sceglie lui. Quindi, insomma, se poi anche lui, se ha la maggioranza in Parlamento, anche questo semipresidenzialismo è forte, cioè stiamo dando, ecco, qua poi eventualmente qualcuno potrebbe metterlo come contro, stiamo dando un potere molto forte a una persona. Certo. E si capisce anche perché i nostri padri costituzionali invece hanno scelto la forma, diciamo, più prudente. Noi arrivavamo da una dittatura e l'ultima cosa che volevamo era eleggere una persona che avesse un potere così grande, no? Quasi un dittatore. E quindi noi appunto eleggiamo solamente i parlamentari, poi sono i parlamentari che eleggono il capo dello Stato e sono i parlamentari che danno la fiducia ad un governo. Invece nei regimi, insomma, nelle forme di governo presidenziali, insomma, nelle repubbliche presidenziali, il presidente è obiettivamente ha un grosso potere. Tra i pro è chiaro che il presidente negli Stati Uniti lo si può mandare via solo con un impeachment, cioè altrimenti non, dato che appunto non deve avere la fiducia del governo, non può essere sfiduciato, del Parlamento, non può essere sfiduciato. Quindi il presidente della Repubblica, il presidente degli Stati Uniti dura in carica 4 anni, è un tempo abbastanza breve, ma anche che governi per 4 anni è certo, a meno che appunto non sia un impeachment come successe a Senti, Amico. Infatti Giancarlo, scusami, io ti volevo dire che un altro pro potrebbe essere quello che sarebbe tutto forse un po' più snello, no? Perché ovviamente le decisioni non passerebbero, poi noi lamentiamo sempre questo doppio passaggio Camera, Senato, eccetera, eccetera. Però la domanda te la faccio proprio in modo diretto, che si aggancia a quello che stavi dicendo tu. C'è il rischio che il presidenzialismo possa diventare una dittatura, ovviamente, insomma, sempre mettendo tra virgolette la parola dittatura, però è per andare proprio nella questione. Ci sono delle altre cose che magari possono limitare questo strapotere del presidente, ed in particolare io mi riferisco agli stati federali. Allora, gli stati federali, è già diverso, perché il presidente sì, è il presidente di tutto lo Stato, però stati molto federali, diciamo, non so come dirlo, insomma, fortemente federali, metti gli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti, tu sei in uno Stato, ci sono delle leggi, vai in un altro Stato, ce ne sono delle altre, quindi è forte l'autonomia dei vari Stati degli Stati Uniti. Questo naturalmente riduce il potere del Presidente. Quindi il Presidente sì, ufficialmente è capo dello Stato e capo del governo, quindi assume una grande importanza, però ci sono delle altre cose che invece vanno a limitare un po' questo strapotere, diciamo. Quindi io direi che non un rischio di finire in una dittatura sia veramente un... Sì, diciamo che esatto, infatti io l'ho messo tra virgolette, ripeto, era per andare proprio mirata nella questione. Perché? Perché quando si parla, molti hanno paura che quando si dà troppo potere a una persona sola, cioè a un uomo, quando c'è il famoso uomo al comando, ci possa essere poi qualche distorsione di quella che è invece la forma di governo della Repubblica.
pubblica, insomma, che possa, insomma, decisioni che possano essere prese magari proprio per la necessità di velocizzare, no, dei procedimenti, il che è positivo, però magari con questo obiettivo di velocizzare si bypassano dei passaggi invece più democratici, ecco, diciamo così. Però, insomma, come dici tu, ci sarebbero dei controlli, non è che c'è tutto il potere, questo può fare, cioè questo, scusate l'espressione un po' terra-terra, può fare quello che vuole, ecco, non è questo il senso. Certo. No, guarda, allora ti dico, perché naturalmente la domanda classica che noi facciamo anche ai nostri ascoltatori è siete favorevoli o contrari al presidenzialismo? Io a una domanda del genere ne uscirei con una battuta, cioè se il presidente piacesse, fosse una persona che mi piace, sì, se Ah, fosse una persona che vabbè. non mi piace, Ecco, no. però il rischio, beh, tu non hai detto una cosa, voglio dire, marginale, nel senso che anche lì, se io voto per una persona di cui ho estrema fiducia fino a prova contraria, sono anche contenta che magari questa persona prenda delle decisioni non appunto in totale autonomia, perché quello non sarebbe, se no si parlerebbe di dittatura, ma che prenda delle decisioni più o meno in modo indipendente, ecco, diciamo così, anche se non è la parola più giusta. Se invece la persona non mi piace, figuriamoci, cioè, apriti cielo, no? Perché poi dipende molto da chi vince le elezioni e non è, voglio dire, l'unanimità nelle elezioni non c'è mai, quindi c'è anche il rischio poi di malcontento, forse a livello sociale più evidente, Giancarlo, non so, anche questo è importante, no? E questo è il, diciamo che lo mettiamo tra i contro, nel senso che Esatto. ovviamente, cioè quando si dà molto potere a una persona, poi ci possono essere delle problematiche, insomma. Comunque, le due cose, ripeto, hanno pro e contro, perché poi giustamente, ecco, noi ci lamentiamo sempre che i nostri governi durano poco, è chiaro che in una repubblica presidenziale il governo dura gli anni che deve durare, insomma, quindi negli Stati Uniti sono 4 anni, in altre nazioni sono 5 o 6 anni. Sappiamo che è stabile, diciamo, il governo, proprio perché Certo. così è stato voluto dai cittadini, quindi. Assolutamente sì. Allora, Giancarlo, facciamo una cosa, visto che è la prima volta che ci addentriamo un po' in questo argomento, presidenzialismo, ma sicuramente se ne parlerà, e visto che come sempre le nostre puntate del Fatto di Marcotti vengono poi riviste, anzi è lì che poi si concentrano anche le riflessioni dei nostri telespettatori su YouTube, la nostra pagina Le Fonti TV e sul nostro sito. Invito i nostri amici a scriverci cosa ne pensano del presidenzialismo, anche attraverso il tuo canale, voglio dire Finanza in Chiaro, ma così che possiamo nelle prossime puntate approfondire sempre di più le tematiche anche rispetto alle questioni positive o negative che vengono segnalate, no? E quindi potremo entrare ancora di più nel merito. Quindi scriveteci se state vedendo appunto sui nostri canali questa puntata e poi ci torneremo. Io e Giancarlo Marcotti, che ringrazio come sempre per la collaborazione. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, a presto, lunedì prossimo ci ritroviamo qui, però Giancarlo vi aspetta sul suo canale La Finanza in Chiaro. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi invito a rimanere sulle Fonti TV, prosegue il nostro palinsesto e restate con noi anche sui social e sul nostro canale YouTube. Buona giornata.